Buonasera, sono a Lisbona, oggi è il 2 ottobre, venerdì, sono le 22.52, mi dispiace ma devo confutare quello che ha detto l'Ambenedetto, perché io sono qui in zona della metro Moscovide e avenida Dom João II, e dove c'è il mio albergo. Io sarò qui per una notte e c'è un locale, che è un sushi bar, che è pieno di portoghesi. Guardate, vi faccio vedere. Allora, vediamo qua, è pieno dentro, ok, anche fuori, gente senza mascherina tranquillamente. Guardate, adesso si fermano anche fuori dal locale e sono logicamente lisbonesi, che locali che affollano i locali tranquillamente, ristoranti, pub fino a tarda ora. Oggi è venerdì sera, quindi devo confutare quello che ha detto l'Ambenedetto. Logicamente, se lui va nelle zone turistiche, i turisti sono molto pochi, quindi troverai i locali vuoti. Invece guardate, qua è pieno, stanno ancora cenando, non so se si vede, però ecco, ci sono tutti i tavoli pieni, c'è anche il piano superiore dove stanno cenando, stanno mangiando sushi. È un ristorante giapponese, ripeto, in avenida Don João II e a Lisbona, in zona metro Moscovide. Quindi qui a Lisbona c'è vita, c'è gente, ci sono i locali che escono e all'interno del locale sono senza mascherina, poi appena escono qualcuno la mette la maschera, altri non la mettono ugualmente. Niente, l'Ambenedetto, ti devo confutare, e la prossima volta cerca di andare dove va la gente del posto e vedrai che non stanno a casa, ma di venerdì sera a Lisbona c'è vita, c'è tanta vita. Poi ci sono delle ordinanze del governo che richiedono la chiusura dei locali alle 22, ma non tutti i locali evidentemente li rispettano, perché qui sono quasi le 23, abbiamo detto 22.54, guardate il telefonino, sono le 22.54, ora locale a Lisbona e la gente continua a mangiare al ristorante sushi. Io sono appena arrivato, ho appena ordinato, adesso arriverà la mia cena e niente. Un abbraccio a tutti, buona continuazione.